Il pedosatanismo è un ramo della pedofilia associata al satanismo. È noto infatti dagli episodi di cronaca nera, anche in Italia, che spesso bambini molto piccoli vengono torturati, stuprati e in alcuni casi anche uccisi in nome di Satana. Piccole vittime sono costrette a partecipare ad orge oppure compiere atti abominevoli e disumani, come bere da calici gormi di sangue e urina. A volte sono proprio i genitori delle vittime a compiere rituali pedosatanici sui loro figli. Proprio in Italia, nell'ottobre del 2006, una quarantenne catanese viene arrestata con l'accusa di aver abusato sessualmente del proprio figlio di 10 anni, travestita da suora e utilizzando croci e oggetti sacri. In questo video andremo a illustrare un altro caso di presunto pedosatanismo in Italia, quello dell'asilo di Rignano Flaminio. Tutto comincia sul finire dell'anno scolastico 2005-2006. In primavera alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Olga Rovere di Rignano Flaminio, un paesino di 7.000 abitanti a 40 km da Roma, cominciano a notare in loro strani comportamenti, legati, a loro dire, a turbe di carattere sessuale. Il 9 luglio 2006 i genitori di tre bambini di 4 anni ciascuno, le cui denunce sono state respinte dai carabinieri del paese, si recano nella vicina caserma di Bracciano e qui vengono ascoltati. Le denunce sono gravissime. Secondo loro, alcune maestre della scuola abusano sessualmente dei loro figli. I minori sarebbero stati sottratti alle regolari attività educative e durante l'orario scolastico sottoposti sempre in gruppo ad atti di servizio e crudeltà, nel bagno o in un'aula, o in un punto riparato nel giardino della scuola materna, in abitazioni private o in luoghi non identificati. Secondo l'accusa, gli indagati, anche con l'uso della violenza e di minacce, avrebbero indotto i piccoli, sia di sesso maschile che femminile, a praticare su loro stessi reciproci atti di esplicita natura sessuale, fare uso lesivo di strumenti, vibratori e penno altro in reciproco danno. Gli indagati sono stati, ancora, accusati di aver tenuto legati a catene bambini e spesso senza motivo averli sottoposti a percosse e altri atti di violenza sessuale di gruppo. Per raggiungere i loro scopi avrebbero anche usato siringhe, effettuato prelievi di sangue sui bambini o gli avrebbero inoculato sostanze varie, quali la camomilla, narcotici stupefacenti e altro gravemente lesivo per la salute delle persone. Avrebbero terrorizzato le loro vittime con l'uso di cappucci, vestiti da diavolo, coniglio nero o altro ancora, mostrandosi ai medesimi completamente o parzialmente nudi. Li avrebbero costretti a ripugnanti atti di coprofagia e coprofilia. Avrebbero compiuto riti esoterici e satanici. Le maestre si tagliavano ripetutamente varie parti del corpo, raccogliendo il sangue versato in bicchieri, dei quali bevevano loro stesse, costringendo anche i bambini a bere il sangue, oltre ad altri liquidi non meglio precisati. Alcuni bambini erano costretti a farsi praticare e a praticare rapporti orali con fuoriuscita di sperma che finiva sul loro corpo e sul loro volto. I disobbedienti, oltre ad essere picchiati fino a farli vomitare, venivano sottoposti a sanzioni orrende, messi in secchioni della spazzatura, in acqua fredda e sporca, al freddo e altro ancora. Facevano fare anche i loro bagni in vasche e piscine nelle case delle maestre, dove nuotavano nudi accanto ad adulti anch'essi nudi. Venivano costretti ad atti di adorazione del diavolo, mentre venivano usate croci infuocate e animali gettati nel fuoco. Scene venivano fotografate e riprese con telecamere, i cui servizi sarebbero stati immessi nel circuito del commercio di materiale pedopornografico. Il 10 ottobre il RIS dei Carabinieri perquisisce la scuola materna. L'inchiesta assume una dimensione mediatica. In gennaio la dottoressa Marcella Fraschetti Battisti, psicologa e psicoterapeuta, consegna al Tribunale di Tivoli una perizia di ufficio, per la quale la psicologa riceverà un compenso eccezionale di oltre 80.000 euro. Le conclusioni della perizia sono rigorosissime, nessun dubbio, i bambini sono stati abusati. Stranamente la psicologa non videoregistra alcun colloquio con i piccoli. Il 24 aprile 2007 è la svolta. Vengono arrestati e condotti nel carcere di Re Bibbia di Roma con le accuse di maltrattamento di minori, atti osceni, sottrazione di persone incapaci, sequestro di persona, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo, Silvana Magalotti, Patrizia Del Meglio, Marisa Pucci, Cristina Lunardi, Gianfranco Scancarello e Vera Muni che era un De Silva. Le prime tre sono maestre, la quarta una bidella. Gli uomini sono uno il marito di un insegnante, la Del Meglio, di professione autore televisivo, l'altro un extracomunitario che faceva il benzinaio nel paese. Secondo la magistratura sarebbero state 16 le vittime, tutti bambini tra i 3 e i 4 anni.
Il 10 maggio 2007 il Tribunale del Riesame di Roma, presieduto da Bruno Scicchitano, rimette in libertà, senza alcun obbligo, tutti gli imputati per assoluta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A quanto pare sono stati i genitori a influenzare i minori, che in realtà non avrebbero in alcun modo vissuto le esperienze traumatiche raccontate a loro. Anche se ormai le accuse verso gli imputati sono decadute, sono in molti, specie i genitori dei bambini, a credere all'autenticità delle loro confessioni.